Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, che bella sigla, hai mai visto che bella sigla che è? Come chi l'ha fatta quella sigla lì? Ciao, ciao Stefano, tutto bene? Bene, bene, te tutto bene? Tutto Settimanina bene. bella, bella, tosta e pesante, ragazzi, si avvicina il momento della 12 ore del Mugello, dell'inizio del campionato, tutti in fermento, chiaramente tutti, quanto più si avvicina il campionato, quanto più la gente inizia ad agitarsi, quindi iniziano a ordinare. Sono molto contento, tra l'altro, che proprio in questi giorni abbiamo ricevuto un bel ordine da Cipriani Motorsport, quindi Federico Cipriani sta spingendo tantissimo per allestire le sue vetture e sono veramente, veramente Sono contento. veramente contento, una bella notizia avere Federico Davvero, con davvero. noi. Federico, grandissimo, grandissima esperienza, ricordiamolo, Cipriani è un personaggio veramente incredibile con cui è bellissimo condividere momenti nel paddock, sentire le sue storie e tutto. Però comunque, ecco, a me è piaciuta così tanto la sigla che io la rivedrei anche. No, no, Perché adesso ancora? No, scherzo. mi hai fatto prendere un colpo. Volevo chiederti scusa per il ritardo, come noterai abbiamo fatto 3 minuti di ritardo, ma perché No, non ti scuso. mi è caduto il microfono 3 volte, quindi abbiamo fatto questo Veramente? ritardo. Mi scuso con tutti i nostri amici Vabbè. telespettatori. Sì. Hai Televisori, sì. Il notato il maglione verde così? maglione verde te l'ho regalato Sì. io, mi sembra, quel maglione Sì. È un doppio messaggio. O sono al lì. Ah. verde. O è verde speranza, cioè non capite. Secondo me è vero. Che ecco, io te speriamo da tutta la vita, non si può. Sì, infatti. Infatti. Vabbè, dai. Ascolta, bene, bene, una bellissima puntata quella di stasera e quindi siamo in chiusura e No, dai, no. Dai, cosa hai preparato per questa sera? Chi saranno i nostri Allora, ospiti? questa Che sera ho sono curioso. preparato le patate bollite e buonissime, 50 minuti di cottura. Va bene, dai. No, gli ospiti di stasera avremo degli splendidi ospiti. Ma una cosa che voglio Sì. dire prima di cominciare, perché l'altra volta tu mi hai tirato le orecchie, è stata quella di dire a tutti i teleascoltatori, televisori, telepromozioni. Telescriventi, perché scrivono Infatti, tanto. Infatti sono qua a leggere i messaggi. Giacomo Maurizio è quello che scrive più cazzate di tutte, però facciamo finta di Non ha niente. ancora Comunque. scritto, meno Non ho ancora male. scritto, strano, si vede che sta dormendo, avrà mangiato un casino, 2,5 kg di pasta, si sarà addormentato. E quindi, no, una cosa di cui, che giustissimamente tu mi hai detto, era quella di fare le offerte a Edigir. No, Scherzo. No, vabbè, sto io le scherzando. prendo, non è che mi tiro indietro. No, era di a tutti i nostri amici che ci stanno guardando, di condividere su Facebook Bravo. la diretta, di condividere in diretta la diretta, perché se la condividono chiaramente viene vista da molte più persone. Quindi vedete il bottoncino lì sotto con scritto condividi, fate condividere e lo condividete a tutti. Aspetta che vado. Hai trovato il bottoncino? È lì Qua sotto? io. È lì sotto? No, sotto lo schermo dei nostri amici telescriventi. Ah, non lo Loro vedevo. hanno capito, sei solo tu che Ok, non hai io. capito. Okay, non Io ho sono già così. condiviso comunque. Ah, grande, Eh sì. ottimo. Io non so come si fa. Dopo guardo. Ma si fa dal telefono, quindi. Sì, dal Comunque, telefonino. niente, condividetelo tutti. E mi raccomando, seguite tutta la buonasera a tutti. Grande Franco Conti, grandissimo Frank. E Franco, lo ricordiamo, è il nostro grandissimo motorista, un mito Ci hai pazzesco a fatto cui vedere devo. settimana scorsa la sua stanza. Era bellissimo, infatti. Comunque, torniamo noi agli argomenti della serata. Stasera vi faremo vedere alcune novità. Siamo andati avanti con i lavori sull'Exige 3005 V6, con cui parteciperemo alla 6 ore di Vallelunga. Stefano, voglio vedere. Work in progress. Adesso lo vedremo, Stefano, lo vedremo. E quindi abbiamo già una telecamera collegata dall'officina e in più vi faremo vedere l'ultima arrivata delle Elise Cup 250, è arrivata proprio ieri, appena sdoganata, perché sapete che adesso con la Brexit è diventato un po' complicato, però noi, grazie a Paolo Ferraresi e a Nini Virta, abbiamo chiaramente un super servizio tramite il quale Paolo ci dà veramente un'assistenza incredibile. Ringraziamo ancora Paolo e Nini Virta. E poi avremo gli ospiti. Gli ospiti sono un ospite. Scaricate l'app della radio, IDJ Radio, disponibile per Samsung, Android, Motorola, StarTAC. Ok.
2002. Okay. Sì, ma dai, ecco. Annuncialo che non sono io, perché poi pensano ancora che i due pali... Ancora, no, no, vabbè, ma Checco è il mio alter ego, la mia spalla destra, sinistra e un po' tutto. Okay. E benissimo. Quindi ci sarà con noi Federico di ADJ Radio, quindi grandissimo DJ, grandissimo... personaggio che ha seguito tutte le gare della Lotus Cup Italia, che con me ha praticamente fatto da speaker per tutta una stagione e nel 2019 e con cui ci siamo veramente divertiti tantissimo, animazione durante gli eventi, la musica e tanto spettacolo. Grazie Federico, fra poco sarai con noi verso le 1:30 di notte. quando è finita, sì. Quando mi cala la palpebra facciamo entrare lui, ok? Infatti, poi avremo chi avremo? Avremo Enrico Romualdi che è stato uno degli acerrimi rivali di Denis Bonvini e Mauro Rusconi, con cui hanno veramente animato delle battaglie stupende nella classe SP1 e poi anche nella classe assoluta, perché poi hanno fatto rispettivamente anche l'assoluta, l'ha vinta Denis e ha fatto secondo Romualdi. Questo lo so bene, non perché l'abbia guardato 2 minuti fa, ma perché me lo ricordo a memoria, quindi ragazzi, considerate quello che riesco a ricordarmi. Quindi e poi avremo un altro grandissimo ospite dal palcoscenico della Lotus Cup Italia, che è Stefano Zerbi, che oltretutto quest'anno è arrivato sul podio della Hankook Cup, perché ha fatto terzo nella Hankook Cup e ha fatto 7° assoluto, quindi grandissimo pilota, grandissimo amico e bellissimo averlo con noi questa sera dalle 2:30 in poi. Stasera sei in vena di scherzi, eh? No, dai, sto scherzando. Saluto anche, è doveroso farlo, faccio anche un caloroso saluto a Mamma Scotti e a Papà Scotti, oltretutto vi devo dire che ci guardano Mamma Scotti e Papà Scotti, e il signor Franco Scotti è niente po' di meno che 2 volte campione del mondo di tiro a segno, quindi occhio a farlo incazzare, adesso mi dovrà insegnare anche a me a sparare in un certo modo, e quindi li salutiamo, ciao! Salutali perché sennò ti spara. Infatti, ecco, sì, arriva, sai che arriva la pallottola da Val Brembo a qui, precisa, okay. Qua. Preciso. Ok. Preciso, benissimo. Allora, a questo punto io direi che si può partire dall'officina. Wow. Partiamo dall'officina, che vi faccio vedere i lavori come stanno proseguendo sull'Exige V6 e poi è più larga ancora o si è allargata in questa stanza? È ancora di più, è ancora di più, okay. È ingrassatissima, adesso la vedrai. E poi passeremo invece allo showroom, che ecco, mi dovrei fare un po' da spalla nel transitorio. Sì. Perché devo prendere la tangenziale e al telepass può essere che cada la linea. Quindi per un quarto d'ora reggo, poi vediamo. Perfetto, benissimo. Ok, il vasino te l'ho portato? Sì, sì, ho tutto, anche il catetere, tutto quanto. Perfetto, tutto collegato, ok. Allora ragazzi, vi lascio in compagnia del mio caro amico Checco, io inizio a scendere, che vado giù in officina. Perfetto, inizio a salutare i nostri amici che sono veramente tantissimi, inizio a salutare Giacomo Maurizio che scrive grande Federico, sarà con noi Federico, quindi grandissimo, saluto Giovanni Pagina, Federico sempre accompagna da belle e simpatiche signorine, lo sa Giovanni, poi Stefano Reali, io volendo ci sono, lui c'è sempre, c'è tutti i giovedì sera, poi chi saluto, Gemelli Pietro, ciao Stefano, ti saluta, vabbè glielo diciamo anche dopo quando torna, signori Scotti top, Fabrizio Borsa, vedi di fatturare a chi lo stai dicendo? Lo stai dicendo? Io non fatturo mai. Poi Roberto Piccinini, il fotografo più bravo d'Italia, ce l'abbiamo solo noi, grandi, grandissimo Roby, Nicola Giorgio, ciao a tutti, Giacomo, vabbè, ancora, continua a scrivere Giacomo. Bene, bene, chissà Stefano se sta arrivando, ce l'abbiamo, oh che bella. Officina. Ci sono ragazzi, sono eccolo. Arrivato. Mamma allora, mia. Guardala qua. Ta ta ta.
Allora, adesso ti faccio vedere da dietro l'allargamento che abbiamo fatto. Tu guarda, considera che la macchina è stata praticamente allargata di più o meno 100 e passa millimetri, Sì. sì, 140, proprio per ospitare i pneumatici più larghi, perché avevamo fatto vedere l'altra volta che montavamo pneumatici molto più larghi. Guardate che lavoro esagerato che è stato fatto con questa raccordatura, questi parafanghi applicati così con questi rivetti che rimarranno apposta così perché funzionerà un po' come i Ah, rospi, okay. no? Sì. La macchina di Scherzo. Batman con i chiodi, ho capito, così. Infatti, Sì. sì, perché poi questi si sganciano e colpiscono la gente. No. L'avversario. No, 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 vabbè, perché questo comunque è ancora in via di montaggio, però questo per farvi capire come è stata allargata la macchina, no? E anche nella parte anteriore, chiaramente la parte anteriore è ancora abbastanza provvisorio, però non c'è montato chiaramente lo splitter. Bellissima, bellissima, esagerata, veramente pazzesca. Sì. Bella, eh? Ciao Stefano, voglio venire in officina a fare due foto bellissime di macchina spaziale. Infatti ti ringrazio tantissimo ed è Roberto Piccinini, grandissimo Roberto, hai detto benissimo prima tu. Roberto è il nostro fotografo ufficiale, fa sempre delle foto super esagerate. Ma allora, diciamo che ecco, siamo abbastanza a buon punto. Ricordiamo a tutti che domenica prossima affronteremo il test del Mugello. Abbiamo diciamo quasi ultimato appunto la parte dell'allargamento della carrozzeria. Adesso qui non c'è ancora montato lo splitter, vedete, ve la faccio vedere anche un po' sotto, la parte sotto Sì. e dello scarico. Non c'è ancora montata la carrozzeria, però diciamo che siamo a buon punto. Devo veramente ringraziare il lavoro che stanno facendo i ragazzi in PB perché stanno facendo veramente un super lavoro, sta uscendo veramente un super cannone. Settimana scorsa poi mi avevano chiesto di far vedere un po' di più la plancia strumenti, vediamo perché poi da solo non è semplicissimo farlo, però vediamo se riesco a entrare nell'abitacolo e farvi vedere. Intanto, un'altra cosa che voglio farvi vedere che è interessante, che poi è una modifica che viene adottata anche sulle macchine stradali, è questo kit di aspirazione che poi ha questo tubo che è in carbonio. Adesso non riesco ad andare proprio giù là, ma questo tubo qui è tutto in carbonio ed è fatto apposta in carbonio per mantenere all'esterno la temperatura in aspirazione, perché sappiamo che riuscire ad abbassare anche di qualche grado la temperatura in aspirazione aiuta tantissimo all'incremento delle prestazioni. Poi una sera magari inviteremo, anzi, che lui fa sempre il timido, però inviteremo Franco Conti, perché così ci parlerà un po' del motore, di quello che è stato fatto senza svelare troppi segreti. Allora, andiamo a vedere un attimo se riuscite a leggere. Si leggono? Sì, si vedono bene, Stefano. Ok, perfetto. Allora vi spiego un attimo che cosa sono tutti questi pulsanti. Va bene, innanzitutto on off, chiaramente perché in alto sono accesi. FP1 è fuel pump 1, fuel pump 2 e FPE è fuel pump emergenza. Poi da questa parte vedete FPLH, FPRH, low pressure sopra, vedete high pressure di qua e low pressure di qua, perché queste due sono le due pompe, come vi dicevo settimana scorsa, su questa macchina c'è un serbatoio molto grande da 120 litri, quindi per poter pescare fino all'ultimo litro, diciamo, vengono montate due pompe che sono queste due, pompa a sinistra e pompa a destra, left e right, di bassa pressione. Queste due pompe di ba bassa pr pressione pompano in un cestello cilindrico da cui poi pesca le pompe di alta pressione, che sono queste due. Quindi
per dirvi, in fase di accensione della macchina, adesso è tutto spento per fortuna, se no faccio qualche casino, si tirano su le due pompe, si dà innanzitutto il main, che qua, questo qua rosso, dov'è che è? No? Ah no, scusate, il main è qua sul cruscotto, è questo qua, il main è qua. Si dà quindi on alla batteria e poi si tirano su le due pompe di bassa pressione e si accende FP1. Perché c'è FP1, FP2, FPE? Perché in caso, ad esempio, era capitato durante la 6 ore di Vallelunga che FP2 fosse saltata e quindi durante una gara di durata, quando le temperature magari sono parecchio alta, e alte e le pompe della benzina soffrono, si monta una pompa di riserva che è FP2 e addirittura qui abbiamo una pompa di emergenza. Perché la pompa di emergenza? Perché la pompa di emergenza, perché noi dobbiamo prevedere anche che si possano rompere le pompe di bassa pressione. Se si rompono le pompe di bassa pressione che pompano nel cestello, noi abbiamo previsto una pompa di emergenza che pesca direttamente dal serbatoio, quindi è una pompa già di alta pressione, è una pompa già di alta pressione che pesca direttamente dal cestello e questa pompa chiaramente è fondamentale, molto molto importante, che cavolo. è molto molto importante. Poi sotto vediamo cosa abbiamo sotto. Abbiamo la temperatura, il gearbox, che è la ventola per la circolazione dell'aria forzata sul radiatore del cambio. Olio è la ventola che fa accendere, appunto, è l'interruttore che fa accendere la ventola sull'olio motore. Acqua è quella dell'acqua. Appiccia vuol dire accendi. Appiccia. Piccia. E poi sotto questi sono dei fusibili che se saltano possono essere riattivati automaticamente. Qui sotto questa manopolina serve il driver switch. Ogni volta che sale un pilota, il pilota avrà il proprio numero e potrà così modificarlo. In più questo è l'ABS e l'ABS serve per poterlo disinserire, ma disinserito vi consiglio assolutamente di non utilizzarlo, perché è fatto, diciamo, quel pulsante lì è messo solo in caso di problematiche e problemi veramente seri, ecco, diciamo. Poi di altro, vabbè, no, non c'è nient'altro. Questo bombolone qua che vedete è il compressore che serve per poter effettuare la cambiata. E quello è molto importante, perché avendo il cambio al volante con le palette, vedete qua le palette, quello è il compressore che serve per attivare il comando che poi innesta il rapporto sul cambio che è là sotto. Perfetto, quindi diciamo che non è molto complicato, anche se ci sono tanti pulsanti, non è complicatissimo. Poi vicino al volante c'è chiaramente il pulsante della radio e poi altri, diciamo, altri pulsanti, ecco. Perfetto. Bella, bella. Bellissima, bellissima. Ci scrive anche Cristian Rivolta, che salutiamo, nostro amico, grandissimo. Grande, amico. Grande Cristian. Sì, esatto. Sì, beh, con Cristian... Cristian, tra l'altro, aveva corso in Sport Production, è grandissimo appassionato di moto. Io me lo ricordo benissimo col suo deltone integrale. Te lo ricordi la delta integrale di Cristian? Certo. Sì, me lo ricordo. Bella, bella. Sì, grandissimo Cristian. Io mi ricordo ancora l'YZ125, quando andavamo a Brivio, che ridere, sì. Abbiamo fatto veramente un po' i matti in quel periodo lì. Però bene, bene, bene. E anche Cristian sarebbe un bel manico, sarebbe vederlo guidare. Poi lui, sai che è andato fortissimo con gli offshore e chiaramente ha preso dal grandissimo Gigi, dal padre, che era veramente
una grandissima persona, fortissimo, con l'offshore aveva vinto veramente di tutto e lui, secondo me, anche lui in macchina andrebbe veramente forte. Quindi, bene o male, questo è come si dice? È lo stato di avanzamento dei lavori delle Exigium 6. Vedete che qua non è ancora completamente rifinita, però comunque ci siamo quasi. In più, vi faccio vedere alcuni componenti che non sono ancora montati, che è un radiatore un po' particolare. Questo è il radiatore dell'acqua con la doppia ventola che adesso stiamo modificando e ne stiamo montando un altro che è un po' più grosso. Abbiamo cambiato anche questi due componenti qua che ve li faccio vedere, che sono gli attacchi. Noi li chiamiamo le banane dello sterzo e servono praticamente per attaccare qua si attacca il braccettino alla scatola guida e con questi due fori qui ci si attacca al mozzo della ruota così la ruota poi è attaccata qua e fa questo movimento, fa girare il volante, no? E stiamo cambiando anche quelli perché chiaramente mettendo un pneumatico così largo, uno dei problemi che si può avere è che il volante diventi parecchio duro. Per evitare allora che diventi parecchio duro, abbiamo modificato un po' di cose in modo da non dover essere costretti a montare un servosterzo elettrico. E devo dire che il risultato che ne è venuto con i vari spostamenti, scatola guida, un po' di cose che abbiamo fatto, è un risultato veramente buono, perché considera che le abbiamo anche qua, le abbiamo anche provate, ma il problema è che montare un servosterzo elettrico vuol dire dare un 7-8 kg alla vettura, oltretutto è peso alto, quindi quanto hai voglia di accenderla? Eh sì, no, parecchia voglia. No, più che altro accenderla sì, ma quello di cui non sto più veramente nella pelle è di provarla con questi pneumatici, con la modifica alle sospensioni che abbiamo fatto e via dicendo. Bene, benissimo. Quindi direi che adesso che ecco, se mi supporti leggendo un Sì. po' di messaggi, io passo di là, che così andiamo a vedere l'Elise Cup 250. Io sono in trepidazione per la macchina nuova. Io ho già visto dall'alto, dall'officina oggi in foto e devo dire che è veramente stupenda. Ne approfitto per salutare la Barbara, Lady Exige. Ciao Barbie, è arrivata anche lei. Ci siamo veramente tutti sempre in tantissimi stasera. Saluto anche Matteo Ovi. Ciao ragazzi e ragazze. Non ho visto le ragazze. Ah, vabbè, ci sono. Poi, vabbè, saluto chi manca. Vabbè, Franco Conti, non l'ho ancora salutato. Ciao grandissimo Franco. Giacomo Maurizio l'ho salutato, ma lo devo salutare Giacomo Maurizio. Ciao grande Giacomo, che saluta, ciao Monica e tutti i ragazzi super appassionati. Adesso sta arrivando Stefano, siete pronti per la macchina nuova? Io sono carichissimo perché è veramente top. Poi volevo salutare anche Fabio, perché Fabio non viene mai citato, Fabio Magnani in regia, grande, grande Fabio per il supporto e per le immagini sempre fantastiche. Saluto anche Ventura Rino, ciao Rino, grandissimo European Truck Festival che ci sta guardando, un mito. Ciao Rino, grande, grande, non vedo l'ora di tornare ai tuoi eventi. Saluto Alberto, grande Alberto, appassionato di moto, fai dei test esagerati. Alberto Ceccotti, ciao, ciao grande, grandissimo anche lui. Ma quanti siete stasera? Siete veramente in tantissimi. Sperando che Stefano torni al più presto. Vai, vai, vai. Stefano, ci siamo? Ci Eccolo. sono, ci sono. Hai Tantissimi visto? messaggi questa sera, eh? Ho visto, sto vedendo in anteprima, bam, che Bam. roba. Guarda che bella che è. Elise Coupe Ok. 250. Puoi dire cap, per favore? Dillo come si deve. Hai ragione che ecco, Elise Cup 250. Cup che sta come per capitano, giusto? Ok, sì, schettino, va bene, basta Sì. non affondare. No, dai, diciamo che su questo pavimento non si affonda. Guarda Ok. che bella che è, guarda, guarda.
guarda il cerchio forgiato, pinza Brembo, guarda particolare dell'ala. Giacomo sta già sottoscrivendo per un'altra Lotus, per la sua terza Lotus, dopo aver visto questo subito in anteprima. Ma guarda che bello il profilo di quest'ala. Ecco, quest'ala qui, tra l'altro, è fatta in questo modo. Adesso io faccio un po' fatica perché... Ecco. Ha un po' Allora, della Batmobile, tutta nera così, però ha un con po' della questo Batmobile, ma guarda che bella l'alettone, sì. questo, il profilo dell'ala. Ed è fatto proprio, vedete, che qui scende, no? Qua scende e qua risale. Qua scende proprio perché la parte centrale dell'ala, vedete, se la vedete in profilo con il tetto, è fatta proprio apposta così, perché nella parte centrale, anche se fosse alta, creerebbe molto più attrito aerodinamico che non carico aerodinamico, mentre la parte più efficiente dell'ala è chiaramente quella esterna. Su questo avevamo fatto uno studio ben fatto proprio dell'ala della Elise Cup PBR che abbiamo appunto sviluppato insieme a Lotus Motorsport, insieme a Hexatron, e avevamo visto proprio che nella parte centrale serviva molto meno. Poi guardate, comunque, considerando che è una macchina stradale, guardate l'estrattore, che bello, e lo scarico centrale. È veramente, veramente, veramente esagerata. Poi il contrasto del nero opaco, vedi questo nero opaco che ecco, Sì. è perché questa macchina è equipaggiata col black pack, Sì, capito? black pack, giusto? Sì, no, black pack. Ah no, black pacco, pensavo che ci fosse in opzione anche il nero di WhatsApp insieme, visto che è tutto nero, Sì, black pacco. bravo, bravo. Vedo che hai mangiato un po' di... C'è Se apri la porta c'è il black pacco il anche dentro. backpack, infatti, vedo che sei andato un po' di volte a pranzo con Giacomo Maurizio e anche te Sì, ti ha bravo. tramandato la black pacchite. Sì, bravo, bravo, hai capito subito. Ecco, adesso voliamo dentro l'abitacolo. Mamma mia. Ecco, guarda Mi è i venuto un particolari. brividino, bellissimo quella, il cambio, il Sì, supporto eh. del cambio rosso, ma pazzesca. Guarda che bello, guarda, ma guarda tu, guarda che bello che è questo cambio a vista con dei componenti tutti ricavati dal pieno. Guarda, questo qui è tutto ricavato dal pieno, la leva del cambio in alluminio. Questi È sono già tutti dei... venduta, eh? Ha detto già comunque la compra, già venduta, metti su venduta così non... Ecco. Questi sono particolari che costano veramente, data la rifinitura, guardate lì, quel componente lì, anche quello ricavato dal pieno, sono dei particolari che costano veramente una cifra allucinante. E l'adduzione di questa leva del cambio, guardate com'è corta, tac, tac, così ha già cambiato marcia, è veramente cortissima e ha conferito, una velocità di cambiata veramente incredibile. Gli interni chiaramente da buoni inglesi non si smentiscono con questa Alcantara stupenda con la cucitura in contrasto rossa. Guardate anche il pannello della portiera, che bello che è, pelle e Alcantara, veramente bello. No step qui perché chiaramente è meglio che le signore non ci mettano il piede o il tacco per salirci. Guardate qui anche la cucitura di questi particolari, che belli. E il volante nuovo, perché sapete che su tutte le Limited Edition verrà montato questo volante che è nuovo, è piatto nella parte inferiore ed è veramente bello. Per essere un volante che ospita un airbag, guarda che bello che Bello, sì. Bellissima è. Bello, eh? tutta, Eh sì, proprio è bella, spettacolare. è veramente, veramente bella. Vediamo anche adesso i sedili, voglio aprire anche la portiera dall'altra parte in modo che entri un po' più di luce. E allora, e finire.
particolari dell'abitacolo. Allora, eccolo qua. Guardate, guarda che belli i sedili. E il sedile, tra l'altro, adesso vediamo se riesco a tirarlo avanti. Sì, guardate perché è tutto chiaramente in carbonio. Ma ti rendi conto che spettacolo? Sì, proprio Tra stupendo. l'altro, questo sedile qui è in carbonio ed era omologato FIA 8856, se non sbaglio. Quindi è un sedile che anche, oltre ad avere un contenimento veramente importante, perché guardate qui quanto contenimento laterale che c'è. Qua ci vorrebbero un po' di luci, vediamo. No, ma si vede bene, Stefano. Sì? Sì, si vede benissimo. Ok. Non riesco a fare luce. Sì, comunque ha veramente un contenimento laterale grandioso. Questo è il buco centrale che serve per i super esigenti per poter montare una cintura a 5 punti, quindi con un punto che esce appunto dal centro qui, mentre i due buchi incorniciati di rosso con questa cornice rossa servono per il passaggio delle due cinture che poi imbragano dall'alto passando attraverso le spalle. E quindi ecco appunto, scusate, ecco, e quindi diciamo che è bella, è veramente, veramente bella. Motore, è un motore da 250 cavalli. E quindi il scappo di 50 250 cavalli, il cambio appunto a vista velocissimo, ha la possibilità di avere due mappature differenti, vedete il tasto sport al centro e il tastino con la macchinina che sbanda. Premendo sul tasto sport cambiate anche il tipo di come si dice, settaggio del controllo di stabilità e di patinamento. Praticamente vi permette di avere un po' più di imbardata e di far andare leggermente la macchina di traverso, e poi con il tasto off, invece con la macchinina che sbanda, quello lì, Sì. potete disinserire completamente tutti i controlli. Chiaramente per un uso sportivo con il tasto sport è molto meno invasivo l'intervento del controllo sia di sottosterzo che di sovrasterzo, ha un differenziale elettronico con questo dispositivo e quindi è veramente, veramente super performante. Perfetto. Adesso vediamo se riesco a ripristinare. Ok. Davide ci scrive, fa quasi tristezza sapere che questi saranno gli ultimi pezzi e poi non se ne faranno più. E quindi diciamo Sì. che... Sì, infatti è un peccato, però l'abbiamo già detto più di una volta, purtroppo il motivo per cui non verranno più prodotte è solo ed esclusivamente perché non perché non ci sia la volontà, ma perché non c'è la possibilità di poter mettere gli airbag laterali, gli airbag sui sedili, perché non c'è abbastanza Puoi spazio. abbassarti un po', che così vediamo la parte frontale che è veramente stupenda. Bellissima. Sì. Sì, bellissima. Guarda lo splitter, che bello, guarda, particolari dello splitter. La super presa d'aria del radiatore. Guarda anche questa presa d'aria come convogliata, guarda la convogliazione che ha. Tutto Sì. studiato in galleria del vento. E chiaramente vedete la differenza, il contrasto dell'opaco. Per il black pack i fari a LED anteriori, che poi sono gli stessi fari che usiamo anche sulle macchine per le gare di durata. Cambiamo solo come si dice, cambiamo solo il tipo di lampadina per poter consumare un po' meno energia, diciamo. Sì.
E basta, poi se volete facciamo una carrellata sulle altre macchine, sono quasi tutte vendute. Questa è un'altra Cup 250, bella anche gialla, eh? Bella, sì. Guarda che bella. Questa è una Heritage. Elise Cup 250, qua c'è invece una 220 in Daytona Blu, bellissimo anche il Daytona Blu. Qua un'altra Exige Cup 250 con senza il tetto, perché vedi che l'Elise, anche la Cup, si può avere o con la capottina, oppure come in questo caso, oppure come l'hardtop, come quella nera che abbiamo visto prima. Che ha l'hardtop. Questa è nera, chiaramente con le cuciture in contrasto nere, cioè scusa, arancioni, Arancione. cuciture arancioni, anche il cambio è arancio e i sedili, belli anche questi, eh? Sì. Col logo chiaramente in contrasto arancio. Elise Exige Cup 430, questo è un super cannone, missile terra-aria. Questa è, diciamo che è la più potente di tutte ed è la più veloce di tutte. È veramente esagerata. Sì. Bella, eh? Bella. E beh, qual è che non è bella? Sono tutte bellissime. Eh sì, questa è una Heritage venduta. Serie limitata, a parte che anche oggi a me viene un po' da ridere quando mi dicono serie limitata, perché se consideriamo che Lotus produce 1400 unità all'anno tra Elise, Exige e Devora, è veramente. Questa invece è una 410 bianca, bellissima anche questa. Levora 410 GT, che ecco, Levora ti ricorda, hai dei bei Eh sì, ricordi, no, tu con Levora? 310 all'ora in autostrada con il No, carabiniere. ma no, ma vai, Ormai eravamo al Nürburgring. detto, dobbiamo tagliare questo pezzo. Infatti, tagliamolo. Exige, cioè Evora GT430, ecco, l'Evora purtroppo è una macchina che è stata un po' poco capita e apprezzata, ma è veramente una super, super macchina ve lo dico, è chiaramente la mia preferita. L'Evora è veramente una macchina super esagerata da guidare, è uno spettacolo, è super divertente e a me anche nelle corse mi ha dato di quelle soddisfazioni incredibili, perché con un motore nettamente inferiore agli altri, ai tempi, se avessimo avuto il motore che c'è oggi, mamma mia, avrebbero dovuto darci 200 kg di zavorra, perché sennò andavamo veramente troppo forte. Guardate anche i particolari, che belli. Anche dell'Evora, bellissima. Lì c'è un 20° anniversario Exige 410, serie super limitata, 20° anniversario, e qui una splendida Elise 240R, una serie limitatissima prodotta in 40 esemplari. È stato il primo esemplare in assoluto prodotto da Lotus con il compressore volumetrico, ed erano tutte vetture assemblate direttamente in Lotus Motorsport. Venivano già montate, equipaggiate con ammortizzatori Ohlins, con quattro ammortizzatori Ohlins regolabili con la compressione ed estensione regolabile e anche il portamolla regolabile, cerchi forgiati. Questa è un'altra macchina che ha fatto veramente la storia, una super super macchina da cui poi sono nate tutte le varie altre vetture. E poi qua un'altra Elise in colore Racing Green, bellissima anche questa, e basta. Poi giù là in fondo
C'è l'altra Heritage, però bello è volare su queste macchine che ecco. Eh sì, è un parco giochi, diciamo, più bello d'Italia. Il negozio di giocattoli più bello d'Italia, come l'ha definito la Barba. Sì, Eh sì. bello, bello. Benissimo. Allora, a questo punto io direi che adesso si può. Ah, guarda, già che ci sono, vi faccio vedere anche questo motore che è molto, molto interessante perché monta le quattro farfalle. Questo qui era il motore che inizialmente avevamo studiato per fare l'Elise Cup PBR. Perché voi dovete sapere che l'Elise Cup PBR, il primissimo progetto, era stato fatto sulla base della 1600 e quindi avevamo portato insieme a Franco Conti e allo studio fatto insieme a Hexatron. Infatti, se vedete sui corpi farfallati c'è proprio il logo PB Racing qua, vedi che ecco, Sì. Ok. e il logo Hexatron qui, su questa fusione. E questo qua è il 1600. Vedete che ha il doppio variatore qui e poi però poi è stato cambiato il progetto perché diciamo che Lotus non aveva una vettura stradale 1600 che avesse 190 cavalli ed era quindi molto più interessante a livello di marketing farla sulla base delle Elise 220 e allora avevamo cambiato tutto. Una cosa che voglio farvi vedere e su cui spesso e volentieri vengono fatte delle cagate perché altro non possono essere definite, è questa puleggia dell'albero motore. La puleggia dell'albero motore è fatta in un modo molto particolare perché ha uno smorzatore di vibrazioni, proprio perché sugli alberi motori di questi motori che poi hanno dei regimi di rotazione relativamente alti, si formano delle vibrazioni molto elevate. E per proteggere la pompa dell'olio che è all'interno, è veramente vicina in molti motori così alla puleggia e all'albero motore, per proteggerla dalla vibrazione per evitare che esplodano, perché scoppiano proprio le pompe dell'olio, viene montato questo smorzatore di vibrazione. Poi qui ci sono montati tanti altri organi come l'alternatore, e c'è la pompa dell'acqua che dovrebbe essere questa, la pompa dell'acqua. Io adesso ci vorrebbe Franco che mi corregga, però tutti degli organi che girano chiaramente con la cinghia. Ci sono dei, non possono neanche essere definiti, modificatori da sbarco, chiamiamoli, che cambiano la puleggia dell'albero motore, che è una cosa assurda, e cambiano il rapporto per poter far girare più veloce il compressore volumetrico. Ma questa è una cagata mondiale, perché voi facendo girare, fate sì girare più forte il compressore volumetrico, ma fate girare più forte anche la pompa dell'acqua e l'alternatore. Quindi, facendo girare più forte la pompa dell'acqua, chiaramente lo scambio termico che c'è tra radiatore nel radiatore, se l'acqua passa troppo veloce attraverso il radiatore, chiaramente non riuscirà il radiatore a effettuare quello scambio termico ottimale per cui è stato progettato. Quindi questa è la prima delle cagate, perché poi magari vi diranno: ah, così l'acqua gira più veloce e la macchina raffredda di più. Cagata, scusate il francesismo, ma a me queste cose qui veramente mi fanno venire un po' al nervoso ogni tanto, perché poi le macchine si rompono, spaccano i motori. Ah, è colpa di, no, è colpa della puleggia o di queste modifiche che sono veramente assurde. E altra cosa, viene fatto girare più forte anche l'alternatore, creando dive non diversi rischi, perché l'alternatore chiaramente se lo si fa girare troppo forte rischia di creare grossi problemi, e in più è un altro assorbimento di energia. Considerate che noi su quasi tutte le macchine da corsa facciamo esattamente l'opposto. Facciamo girare più lento, chiaramente calcolato, la pompa dell'acqua, e facciamo girare più lento, calcolato, l'alternatore, in modo da assorbire meno energia e toglierne meno all'albero motore che è attaccato a questi organi direttamente da questa puleggia. Quindi, se qualcuno o avete sentito dire che se qualcuno vi propone la puleggia all'albero motore o cose del genere,
No, 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 siamo proprio messi male. Quelle cose lì non sono da fare. E se l'avete fatto la vostra macchina, fatevi rimettere la pompa, la puleggia originale, che è molto meglio. Detto questo, io passerei ai nostri ospiti. Quindi, Checco, intrattieni, anzi, ma magari no, 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 non regge la linea. Quindi, passa tu. Chi devo dare la precedenza a chi? Dimmelo Passo a tu te la così. linea, dai la precedenza ai messaggi che sono arrivati, arrivo subito su. Bene, bene. Allora io intanto saluto tutti quelli che ci stanno guardando. Bellissima la presentazione della macchina, veramente incredibile. Saluto Paolo Ferraresi che ci ha scritto, nuova arrivata, sì, la nuova arrivata che appunto ha spedito Paolo. Grandissimo Paolo, ti saluto, un abbraccio. Saluto anche, vabbè, Giovanni, l'ho già salutato prima, però dice una bellissima cosa. Speriamo di tornare presto a fare rumore tutti insieme. Noi siamo pronti e ce lo auguriamo tutti perché abbiamo voglia di tornare a fare festa nel Lotus Village. Saluto Alfredo Fattenotte, grandissimo. Saluto Leonardo che ci sta guardando da YouTube. Vi ricordo che noi siamo in diretta sia su Facebook e anche in diretta su YouTube. Grande Alberto, l'ho già salutato, grandissimo. Spero che ti sia piaciuta la spiegazione di Stefano, sempre molto molto tecnico. E saluto Giacomo, Maurizio e tutti i nostri amici che ci stanno Mi guardando. Grandissimo sentite? Stefano, bentornato. No, non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Accendi il Mi microfono. senti? Adesso sì, sei Ok, tornato. Perfetto. perfetto. Ottimo, ottimo. Benissimo. Grande Alfredo, visto prima tra l'altro, mi aveva mandato un messaggio oggi perché stiamo cercando di risolvergli una grana con la consegna di un componente che gli serve per la sua vettura e siamo riusciti a trovarlo. Quindi, Alfredo, non preoccuparti che sarà prontamente spedito, quindi potrai avere finalmente il tuo pezzo e potrai venire a partecipare alla Speed. Quindi non possiamo fare a meno di te, Alfredo. Tu vai troppo forte, sei troppo simpatico, la tua macchina è troppo bella. E poi vi racconto un'altra cosa, perché poi Alfredo è un espertissimo di carte e vi racconto brevemente che cosa stiamo combinando con i kart. Ma andiamo subito ad introdurre Federico di ADG Radio. Uela, ciao Steve, ciao Checco. Grande, grande Ciao Fede. Fede. Tutto Tutto bene? bene? Bene, 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 bene. bene. Stavo Sì, mangiando un sì. po' di Nutella intanto che presentavi, facevi, disfavi, perché è un po' come guardare i film, che mangi popcorn. Ecco, io ho un po' di ritenzione idrica, per cui Nutella. Eh Bravo, giusto, energia, energia pura. sì. Grande Fede, allora tutto bene, sei pronto per questa stagione entusiasmante? Tu ci hai seguito quest'anno, hai visto che nonostante tutto il casino che c'è stato, Covid o mica Covid, grazie anche a voi di ADG Radio abbiamo fatto veramente degli eventi stupendi. Cavolo, sì, non pensavo perché la situazione è stata davvero dura per tutti, però nonostante questo, tutti gli organizzatori della Lotus Capitalia, Lotus Speed Championship hanno fatto davvero un lavoro che era impensabile, era inimmaginabile. Entrare nel Lotus Village era una cosa che ti faceva dimenticare quello che stava succedendo fuori, sempre grande sicurezza, c'è da premettere questo, grande attenzione, però era uno spettacolo. Dopotutto è Lotus. Grande, grande Fede. Sì, hai perfettamente ragione. Hai trovato veramente. Poi tu trovi sempre le parole super giuste perché per esprimere tutto quello che abbiamo trascorso, perché hai detto bene, sembrava proprio di quasi girare l'interruttore e entrare in un'altra dimensione, perché lì eravamo sempre, come hai detto tu, anche con tutte le protezioni del caso. Però abbiamo veramente trascorso un anno insieme, è veramente incredibile. Io sono contentissimo perché ci siamo veramente uniti come una grande famiglia e siamo riusciti a stare bene con una convivenza spettacolare. E Ma poi, quindi è stato. che ha fatto la differenza, secondo me, la grande presenza della Speed Championship all'interno Sì. delle stesse date della Cup, perché sono l'anima vincente dei weekend. È vero, hai detto bene perché la Speed è veramente, veramente una parte fondamentale e davvero importante perché il fatto di avere così tanti appassionati, poi
gente che magari che ha l'occasione di venire anche con la propria moglie, che gli dà assistenza e supporto, è veramente veramente bello e funge davvero da, diventa fondamentale per avere weekend, come dalle immagini che stiamo vedendo, spettacolari e strepitosi. Ed è anche uno dei motivi per cui poi noi abbiamo fatto tutto quello che stiamo facendo. È nata PB Racing Box, con noi, con voi, una collaborazione ancora. Guardate che traverso di Dennis. Traverso, Bobby. Mamma mia, che traverso. E veramente, veramente cose stupende. Abbiamo fatto davvero, davvero un'annata, abbiamo passato, trascorso un'annata spettacolare e adesso per la prossima ci stiamo preparando, adesso con questi casini che ci sono ancora, non si capisce ancora bene la situazione, però diciamo che noi, avendo un regolamento FIA, un regolamento depositato, avendo la licenza, tutti i nostri, perché poi ricordate che non basta solo la licenza, perché anche per andare ai track day non è che uno basti solo la licenza, la partecipazione deve essere, ci deve essere l'iscrizione ad un campionato vero, un campionato che ha un vero regolamento e poi ad oggi è così, poi non so se cambierà qualcosa più avanti, ma dalla piega che sta prendendo la situazione non penso che migliorerà molto e anzi secondo me andremo ancora verso una chiusura, magari non una chiusura totale come quella dell'anno scorso, però insomma, ma parliamo di cose più allegre, quindi bene bene, mi fa benissimo, mi fa piacerissimo Federico che anche tu abbia vissuto questi momenti come li abbiamo vissuti tutti all'interno della Speed Championship. E proprio a proposito della Speed, abbiamo come ospite Enrico Romualdi. Enrico Romualdi, oh. Eccolo qui, grande Enrico. Ciao, Steve. Ciao, bene, ragazzi. Ciao Enrico. Ciao, ecco, ciao, Checco. Ciao, grande Enrico. Ecco, da quell'inquadratura lì, guardate le braccia di Enrico, non fatelo incazzare, perché con quelle braccia lì, se vi tira una papina, vi fa girare... No, vabbè, dai, sto scherzando. Allora, Enrico, tutto bene. Ricordiamo, Enrico ha un Exige Cup, con cui quest'anno ha veramente animato delle battaglie stupende insieme a Dennis Bonvini, a Mauro Rusconi, a Luca Flaccadori, a tutti i ragazzi della classe SP1. Avete fatto veramente dello spettacolo quest'anno. Io mi ricordo un numero pazzesco, perché il tuo, quello di Magione è stato... È rientrato, è bene, dai, diciamo così. Sono arrivate praticamente zolle di terra in centro a Perugia, vi dico solo questo da questa cosa che ho fatto. Sì, però la macchina non si è fatta un righino, niente. Sono stato graziato, dai, graziato. Sì, davvero. Sei uscito che sembrava un tagliaerba la macchina, perché era piena di erba. Sì. Ero disperato, avevo anche il finestrino aperto, mi è entrata la terra anche dentro la macchina, cioè. Mamma mia, lì a Magione abbiamo incontrato delle condizioni veramente avverse, però comunque nonostante ciò siete stati veramente bravi, perché con quei cannoni di macchine che avete, perché la V6 dentro lì con quell'acqua lì è veramente, non è facile da gestire, però siete stati bravissimi, perché ci sono stati momenti in cui la pista era veramente veramente bella piena di acqua e poi sì, sono vai. Situazioni che fai fatica a trovare, diciamo, nell'ordinario, quindi ti entri dentro con tutta quell'acqua. Sì, non è facile. Diciamo che dai, forse era meglio se andavo un po' più cauto. Vabbè, lo so, però sai, quando sei dentro uno cerca sempre di tirare il più possibile, di dare il massimo. Poi è chiaro che anche il fatto comunque di avere un'ottima gomma, però non proprio una gomma rain, quindi drenante, è molto più facile incappare in un aquaplaning. E poi comunque c'è anche da considerare che l'asfalto di Magione non è proprio una tavola da biliardo e quindi è facile che si creino delle pozze. Quindi direi che tu sei stato più che bravo a evitare l'impatto, però è normale che quando uno gli dà il gas ogni tanto possono succedere quei problemi. Forse l'esperienza, quando uno manca di esperienza sì. Esce dalla traiettoria giusta, va nella pozza dell'acqua e succede così.
Infatti, guardiamo qua, queste sono proprio le immagini di quel weekend di Magione, c'era veramente giù tantissima, tantissima acqua. E bene, e Enrico, raccontaci un po' come ti sei trovato con la compagnia. Tu sei un altro di quelli che in compagnia ci sta veramente bene e sei veramente un simpatico con la, non con la S ma con tutte le lettere maiuscole, perché io mi sono veramente divertito tantissimo con te, sia a sentire i tuoi commenti a caldo quando scendi dalla macchina, perché sono troppo forti. Un po' impulsivo, dico quello che penso. Dico. È vero, sai, guarda, adesso, però ogni tanto nel modo che hai di fare, te lo dico, mi ricordi un po' il Sitch, perché hai quel modo di fare super spontaneo, così, che è veramente bello. A me davvero mi piace tantissimo sentirti e stasera volevo sentire proprio da te le tue impressioni di come ti sei trovato con la compagnia dei ragazzi della Speed, dei piloti, di tutti. Eravamo già tutti amici, no? Però trovarci, sì, in questo ambiente qui ci ha legato ancora di più. Le amicizie si sono rafforzate, l'ambiente è molto, molto soft, quindi ci si trova la sera in albergo, si mangia insieme, si scherza, si ride, c'è una sana competizione, però non è che uno cerca la competizione, lo fa per stare in compagnia con degli amici, capito? Quindi l'ambiente è molto bello, dai. È bello, molto bello. È vero, sì, è vero, assolutamente. Tutte persone, sì, sì, tutte persone cordiali, c'è molto rispetto tra i driver, ci si scambiano opinioni, poi soprattutto te sei uno molto cordiale, sei disponibile con tutti. A me mi hai sistemato la macchina un paio di volte, ti dicono, ti ringrazio, grazie, perché sennò non mi sarei divertito a sufficienza, capito? Cioè, quando uno entra... Non dice che deve vincere, però sai, l'orgoglio è sempre, sì, fa parte un po'. Poi forse io sono molto orgoglioso, quindi sinceramente arrivare dietro ti scoccia, però sì, ci sta, capito come? Non è la morte di nessuno, non sono un pilota professionista, quindi ci sta. Però vai forte, Ma dai, mi diverto, dai, divertiamoci, che l'importante è quello nella vita. Io faccio le butti per il vino, quindi ci potrà capire. Vabbè, però hai veramente un bel piede e hai dimostrato di avere anche un grandissimo controllo e anche una gran dose di coraggio, perché ti abbiamo visto prima sul rettilineo di Magione in un'immagine fare un bel sorpasso che non è proprio da tutti. Grande, grande Enrico, mi fa piacerissimo. Adesso so che stai sistemando la tua macchina, pronto per partire per la nuova stagione, e noi andremo settimana prossima a Mugello, sì, a fare un test e quindi vediamo. Fra poco si comincia, perché poi inizio aprile, diciamo che è veramente vicino, no? Sì, 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 siamo alle porte, dai, non vediamo l'ora tutti, ci sentiamo in continuazione, ma la macchina, sì, il garage è ferma, come, cosa facciamo, andiamo. E tu, adesso, tu pensa cosa, pensa cosa mi sono inventato adesso, perché l'altro era tipo da un anno e mezzo che avevo un motore TM nel garage, nuovo. Tra l'altro un bel motore, un motore ufficiale, che mi è stato dato direttamente da TM attraverso Vituzieri. E allora l'ho portato dal mitico Franceschino della pista di Castelletto di Branduzzo, e gli ho detto: Franceschino, ho bisogno di un telaio. E allora ho preso questo telaio per fare sto KZ, un CRG, bello, aveva lì un telaio veramente bello. Allora abbiamo allestito il telaio. Nel frattempo poi mi è venuto in mente Nick Sorrentino, che anche lui usa il kart, e allora chiama Nick Sorrentino: ma Nick, guarda, perché poi Franceschino mi ha fatto un grandissimo prezzo per tenere lì il kart in rimessaggio. Allora ho chiamato Nick Sorrentino e gli ho detto: guarda Nick, poi ho detto: ma sentiamo anche il Dennis, che magari poi senti il Dennis. Poi sì, dopo il Dennis abbiamo sentito Giovanni Spagnolo, praticamente abbiamo organizzato una squadra. Ottimo. E quindi ogni tanto era per quello che prima avevo detto di Alfredo Fattenotte, perché dovremmo invitare Alfredo, perché lui
col kart, uno che Alfredo va forte col kart, sì. 160 podi, quanti ne ha fatti, non lo so, comunque Alfredo, 20 anni di gare, dai. Mamma mia, Alfredo è uno che veramente col kart martella di brutto, e quindi, e queste sono cose belle, perché poi vedi dall'entusiasmo che c'è nella speed poi nascono queste cose qui, perché poi anche a me piace tantissimo poter condividere con persone che vivono della perché viviamo tutti della stessa passione, e quindi poi ci troviamo, andiamo a fare queste cose. Tra l'altro al Mugello c'è una bellissima pista di kart proprio all'interno dell'autodromo, e magari non si sa mai che si potrebbe organizzare anche qualcosa. Sì, sì. Alfredo, Alfredo mi invita sempre giù in Abruzzi. Non ci sono ancora andato, però vedrò ad andarci, perché lui tutte le domeniche, quando è in pista con noi, si va a girare col kart, e c'ha dei bei kart, merita di andarci. Bene, bene, benissimo. Ottimo, ottimo, ottimo Enrico. Allora, resta con noi che c'è intanto direttamente dal palcoscenico della Lotus Cup, colui che è arrivato sul terzo gradino della Anco Cup, Stefano Zerbi. Grande Stefano. Ciao Stefano. Guarda... Bene, ciao. Bene, tu? Tutto a posto, tutto a posto. Bene, bene. Guardate che occhio di ghiaccio che ha Stefano, quell'occhio azzurro lì. È la luce, la luce. È la luce. Chissà cosa ti permette di fare con le ragazze con l'occhio lì, eh? Guarda, non si può dire, anche se sono fuori dalla fascia protetta. Bene, bene. Stefano, tutto bene? Finalmente siamo riusciti a beccarti, perché tu sei veramente super impegnato, tra l'altro in questo periodo, nonostante il periodo non sia dei migliori, però mi sembra di capire che tu sia in continuo spostamento in Europa, giusto? Sì, io lavoro tra Milano e Parigi adesso, da gennaio in realtà sono all'ufficio di Parigi della mia azienda, quindi come potete vedere anche dai soffitti non sono molto italiani, per cui fare avanti dietro non è semplicissimo, mi sta venendo il naso di lapo Elkan a forza di fare tamponi, però questo è. bene, bene, sì, sì, mamma mia, immagino. Quindi niente, vabbè, ti ringraziamo per essere riuscito a disdire quell'appuntamento da 2 milioni di euro per venire in diretta con noi. Questo vuol dire che... Non li dovevo pagare io, però, prima che qualcuno pensi male. E quindi no, grazie, grazie mille davvero di essere con noi. Cercheremo di restituirti quella somma, no? ma dimmi un po', tu quest'anno hai fatto veramente una super stagione, perché comunque arrivare terzo nella Anco Cup non è veramente da tutti, sei stato veramente, veramente bravo. Tu è da un po' che corri ormai nella Lotus Cup, quanti anni è che sei con noi? Allora, stagioni intere dal 2016. Dal 2016? Sono 5 anni. L'anno prima ho fatto un paio di gare con il fratello di Paolo Ferraresi. Certo, qui vediamo uno dei tuoi camera car, partenza pazzesca. E questo era Misano, penso, di 2 anni fa. Sì, mamma mia che partenza che hai fatto. E bene, come ti sei trovato quest'anno con l'ambiente, con tutti i piloti della Speed e il nuovo, diciamo, Village Paddock insieme a loro? Ma direi molto bene, innanzitutto è stato un miracolo che siamo riusciti in tempi di distanziamento sociale a far succedere tutto quello che è successo, come dicevi tu prima. Sembrava di entrare in un mondo parallelo per un paio di giorni, quindi senz'altro è stata una bellissima esperienza e sono contento che siamo riusciti a farla funzionare. Mi auguro che se la pandemia evolverà negli anni a venire ci sia ancora più, diciamo, possibilità di legare e di fare casino, anche grazie ai ragazzi di Edige Radio che hanno sempre animato il weekend. Comunque sono trattato molto bene. Ci supportano infatti alla grande. E dimmi un po', tu che cos'è la cosa che ti piace di più dell'Elise, della Cup? E cos'è che ti ha fatto avvicinare alla Lotus Cup? Ma allora, cosa mi ha fatto avvicinare, sono molto sincero, Enrico e Paolo Ferraresi, nel senso che io ho cominciato a correre un po' per scherzo in un'altra categoria e ho conosciuto Enrico e Paolo. E quando loro sono passati in Cup mi hanno detto: perché non vieni con noi? Quindi fondamentalmente la colpa è loro, quindi non c'è nessun'altra spiegazione. No, e
Vabbè, la ragione, quello che mi piace di più è la macchina, è divertentissima, è facile prendere confidenza, il rapporto, diciamo, peso-potenza è eccellente, è facilissima, diciamo, da portare al limite, e poi, cioè, devo dire, mi piace anche l'idea del cambio sequenziale, che fa molto quel giusto compromesso tra vintage e moderno, diciamo, e poi è bella l'atmosfera, diciamo, di poter correre anche tra amici. La rivalità, una volta, diciamo, accesa la luce verde, o meglio, spenta la luce rossa, visto che c'è la luce verde, non si dice più, diciamo, va alle stelle, comunque poi dopo si è tutti amici, quindi questa è la cosa più bella, specie per chi non è, alla fine, un professionista. Eh sì, e poi infatti è vero che nel paddock poi ci si diverte veramente tantissimo. Tra l'altro, vabbè, quest'anno chiaramente avevamo avuto un po' di limitazioni e non abbiamo potuto portare tutti i vari giochini, il calcio balilla, le macchinine, le ombrelline. questo sembra... Ah no, le ombrelline. Sai perché? Perché Luca Flaccadori scrive: secondo me gli sono piaciute le ombrelline della Lotus K a Stefano Zerbi. Ma quest'anno non c'erano, quindi non so se le ha viste lui. Per quello che 5 anni fa ha cambiato, capito? Sì, effettivamente. In effetti le ombrelline quest'anno direi che sono mancate abbastanza, soprattutto a Federico di Girardi. Esatto. Tra l'altro non riesco a capire come mai tutti scrivono senza patata Federico stasera, perché quando lui arriva c'ha sempre la patata. Oh, ragazzi, facciamo le persone professioniste. Allora, voglio spendere due parole io su Stefano Zerbi, se posso, perché Stefano, la conosci questa questione? Sì, la conosci. Sì, qua di Bologna. No, due parole serie su Stefano Zerbi, perché è una delle persone alla quale mi sono affezionato di più, chiaramente, essendoci sempre stato, lo conosco, come dice lui, da 5-6 anni, è una persona corretta, rispettosa, gentile, sempre col sorriso, sempre con l'educazione, che quella non guasta mai. E quindi volevo complimentarmi con Stefano. E poi prima abbiamo fatto vedere le immagini di Misano Adriatico 2 anni fa, dove lui aveva fatto una gara esagerata, era secondo, è scivolato, mi sembra, il carro, che è una curva che proprio a lui non gli va giù, a colpa dell'olio, mi sembra, poi aveva preso una bandiera nera, insomma un casino esagerato, però quella gara lì era andata fortissimo. Era 2017, a parte avete capito chi doveva i 2 milioni, visto tutte le cortesie Federico. No, era il 2017, effettivamente era la prima del Rio, e mi ricordo benissimo questo pilota americano che ha pensato bene di lasciare dell'olio proprio in un punto dove sono passato io, ero secondo a 1,5 secondi da Nespoli, e me lo ricordo come fosse ieri. Non ho dormito per una settimana intera, ve lo giuro. È vero, me lo ricordo benissimo. Era Mike Dean, direttamente dalla California, da Los Angeles. E esatto. Sì, era Mike Dean, che è un pilota che abbiamo conosciuto, con cui abbiamo corso nella Lotus Cup americana, tra l'altro una persona simpaticissima. Che assolutamente. Che, mamma mia, mi ha fatto morire quando mi ha telefonato, mi ha detto: ah, Stefano, ho preso un albergo, e noi eravamo Misano Adriatico, e lui mi fa: guarda, ho preso un albergo, tra l'altro l'ho trovato vicino. Ah sì, dove l'hai preso? A Bologna. Vabbè. Infatti io ho detto: Mike, no, ma guarda che ho trovato veramente un albergo bello. Ma gli ho detto: Mike, a Bologna è un po' distante. No, vabbè, ma ci metto solo 1:20 ad arrivare la mattina, mamma mia. Io ho detto Bologna. Infatti, perché le distanze in America, ti ricordi quando eravamo lì a dormire, cioè avevamo degli alberghi, dovevi passare il deserto del Mojave e poi arrivavi al tuo albergo. E infatti loro, questo fa capire la vastità del territorio degli Stati Uniti, che veramente lui ha preso l'albergo a Bologna e pensava di essere vicino. E comunque me la ricordo anch'io quella gara lì, e mi dispiace solo della falsità di Federico di Gigi Radio, che nel fuori onda ha detto tutto il contrario. Sì. No, scherzo. Eccola. Anche questa la conosci, eccola, sì, Fede. Sempre lei. E lei? Tra l'altro, perdonatemi la battuta, ma le ombrelline ci sono mancate soprattutto perché quest'anno il sereno l'abbiamo visto solamente prima e dopo le gare. E tra l'altro ho imparato a guidare sul bagnato, ragazzi. È vero, perché quest'anno abbiamo fatto tantissimi eventi con l'acqua, e di solito all'inizio dell'anno uno dei nostri problemi a livello di organizzazione è sempre quello di far digerire
tra virgolette, il fatto di tenere pronte i pneumatici rain, no? Perché poi chiaramente avendo 3-4 treni di cerchi a disposizione è meglio uno impegnarlo solo per le rain, perché poi ti può capitare magari il temporale estivo in cui arriva di botto e poi chiaramente l'Anco non può trovarsi lì 15 treni da montare in tempo zero. E però quest'anno direi che forse c'è stato anche chi ne ha usati più di uno di treni di gomme rain, perché è stato veramente, veramente, abbiamo veramente bevuto tanta acqua. Tanta acqua che avremmo preferito bere un po' di vino, delle damigiane e delle botti di Enrico Romualdo. Ci sta, ci sta. E a proposito, Enrico è un gran bevitore, eh? Mi ricordo al Mugello ci siamo andati da fare insieme. No, però il più spronzo era Checco. Eccola lì. Non ho capito se ha detto il più sbronzo o più stronzo, però scherzo, sbronzo. È stato sbronzo. Bellissimo, una delle serate più belle. Beh, ah, perché te la ricordi? Certo, sì. Ah, te la ricordi? Io non so se te la ricordi proprio tutta, dobbiamo raccontarla? No, abbiamo dei video da far vedere? No, abbiamo 2 minuti, vedi tu, Stefano. è meglio tagliare corto, però che ecco, allora un po' di video delle tue sbronze saranno da far vedere, no? Io sono uno sì. Della Federico ne ha una collezione, nel caso facciamo una puntata solo di questo, con un po' di beep però, perché sì. Ci vogliono i beep ci vogliono, perché tu sappiamo benissimo che quando, perché poi dovete sapere che Checco sì. A un certo punto gli viene la ciocca cattiva, allora inizia a voler guarda che dopo la diretta questo video rimane, capito? Sto scherzando, ho anche un'immagine adesso, ragazzi, è astemio. Sì. Sì. Checco non beve e ha fatto la comunione senza il minimo. Va bene, guccio d'alcol e niente, no, comunque sarebbe veramente bello fare una compilation di sbronze generali. Allora, direi che siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi direi di far partire la puntata da 1 ora e mezzo della volta scorsa. No, allora ragazzi, ricordiamo i prossimi appuntamenti che quindi sono, per quanto riguarda le manifestazioni sportive, avremo appunto il test al Mugello domenica 7 di marzo, dove andremo a provare direttamente le vetture in vista della 12 ore, tra l'altro abbiamo saputo proprio oggi dall'organizzatore che sono finiti assolutamente gli slot di tempo per poter girare, quindi tantissima richiesta, perché poi comunque sappiamo che al Mugello non è che si possa e si riesca a girare così facilmente. Poi dopo il Mugello avremo appunto la 12 ore che correremo con le Lisca PBR e l'Exige V6. E poi si passerà ad aprile, dove il primo evento della Lotus Cup sarà ancora al Mugello, quindi ci facciamo un'indovina di Mugello da qui ad aprile, sì, perché il 9, il 10 e l'11 di aprile avremo appunto la gara della Lotus Speed e della Lotus Cup Italia. Poi vi leggo tutto il calendario, avremo a maggio, 8-9 maggio avremo la gara di Imola, il 19-20 di giugno Misano, il 17-18 luglio Vallelunga, l'11 e il 12 settembre Adria sulla pista nuova, che in cui siamo stati vi abbiamo fatto vedere le immagini, pista strepitosa, veramente veramente bella, faccio ancora i complimenti alla famiglia Autoè, a Mario Autoè, per quello che sono riusciti a fare in uno spazio così piccolo, davvero bellissima. Si ritorna a Monza, ragazzi, si ritorna a Monza ad ottobre per la gara appunto del weekend del 2 e il 3 di ottobre, il Tempio della Velocità di Monza, pista spettacolare che anche con le Lotus è davvero bella. Stefano, tu ci hai corso e poi come ci si trova? Confermo, a parte che è casa mia, io sono monzese di nascita, quindi è un'emozione speciale tutte le volte che esco dalla corsia box, però si ha fortissimo, le Lesmo sono uno spettacolo e poi il brivido di fare la scarica, appena entri
metti giù quarta, gas pieno fino all'uscita, sperando che stia dentro. È sempre un bel... una bella sensazione, soprattutto perché poi c'è la tribuna dove vanno sempre tutti i miei amici, quindi spero di andarla a trovare direttamente con la macchina. Infatti, grande. E in uscita, tra l'altro, dalla Scari si appoggia quinta, quindi si esce veramente esatto. Forte. Tu, Enrico, hai mai girato a Monza? No, sì. E allora avrai veramente un'occasione stupenda e vedrai che emozione che proverai a vedere Monza dall'interno, perché la pista di Monza dall'interno è veramente, veramente spettacolare, è stupenda. Quando vai nella parte dietro, dove dal curvone in poi, dove cominciano gli alberi, tutta quella parte lì è spettacolare. Poi quando fai le due di Lesmo e vai giù dal Serraglio, diventa veramente un paesaggio spettacolare. Poi arrivi in fondo da questa discesa, parte una leggera salita, ti si apre la visuale sulla Scari. Ragazzi, è veramente sembra di vivere un film ogni giro. È veramente stupenda Monza. E andiamo avanti con il calendario, quindi avremo sabato e domenica 23 e 24 di ottobre avremo il secondo evento all'autodromo di Imola e con questo chiuderemo la stagione agonistica della Lotus Speed e della Lotus Cup Italia. Ricordiamo poi che sia per la Speed che per la Cup ci sarà l'evento di luglio, del 3-4 luglio mi sembra a Sanremo, non vorrei dire una stupidata, però dovrebbe essere sì, il primo weekend di luglio, quindi prova speciale chiusa del rally di Sanremo e si potrà salire sia con le macchine della Speed che con le macchine della Cup. Anche tu Stefano potresti partecipare, già Nespoli, Radix, De Virgilio, quando l'hanno saputo hanno detto no, noi veniamo tutti esaltatissimi, e poi saremo comunque una bella cornice, se sarai libero. Va bene, luglio, lo sabato. Temevo vorresti invitarmi a Sanremo per cantare, ma non sarebbe stata una buona idea quello. E beh, cantare, anche a cantare, perché comunque guarda, alla fine, l'occhio alla neck ce l'hai, quindi sì, anche i capelli, troppo uguali. Infatti, Checco, dicevi sabato 3 luglio, sì. Infatti, sabato 3 luglio, quindi ci scrive Luca Littardi che su YouTube ci scrive. Grande Luca, che poi tra l'altro è la persona grazie al quale potremo organizzare questo splendido evento. Direi che abbiamo praticamente finito. Sono le 22:19, abbiamo sforato di 4 minuti, i 4 minuti verranno pagati da Checco di DG Radio. Okay. vi ricordo a tutti di mettere un like sulla nostra pagina, di seguire, se abbiamo la campanellina, adesso ho visto che va anche questa campanellina che dovete accendere su YouTube per seguirci e ricordarvi quando andiamo in onda. Scaricate l'app di ADJ Radio, che è fondamentale. Tra l'altro, se volete svegliarvi bene alla mattina, non ascoltate il programma dalle 10 in poi perché c'è il Checco, è un casino. Wow. Non fatelo mai, mi raccomando. No, invece è veramente spettacolare, bellissimo anche, e quello è da non perdere, l'oroscopo di Maya. Molto sensuale. L'oroscopo di Maya. Che è più che... tra un porno e un oroscopo. Wow. È un poroscopo. Sì, bravo. Sì, perfetto. Quindi app di ADG Radio che si trova anche per lo StarTAC e il Motorola 8002. Motorola 3310. 3310. Ecco. E sia per Android che iPhone, quindi scaricatelo. E basta. E poi seguiteci PB Racing Box tutti i giovedì sera alle ore 21. E niente, non resta che rilanciare la sigla, che rimarrò qui a vedere perché è spettacolare, l'ha fatta veramente un figo pazzesco con la sigla, ragazzi, veramente è uno che me lo dirai un te lo dirò un giorno, okay. Te lo dirò, e mandiamo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, buon weekend e mi raccomando, fate i bravi e rispettate le normative, perché qui sennò ci troviamo di nuovo in un casino apocalittico. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Stefano, ciao Enrico. Ciao Fede. Ciao. Ciao Checco. Ciao. Ciao. Ciao Fede. Ciao a tutti.